È arrivata una segnalazione su di te. Dov'è? Sì. Ma su del telefono. Vai. Gianni, ci pensi tu? Giulio, ma perché la seguivi su Instagram? Io lei non la conosco. Guarda, non lo seguivo. Non dico cose non che lo seguivo. Giulia, io sinceramente ve lo giuro, tu manco mi ricordavo. Ciao amici Chips, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome e benvenuti in questo nuovo video dedicato al programma che più ci piace, e cioè Uomini e Donne. In queste ultime settimane ne abbiamo viste, sentite, lette di ogni. Nuovi tronisti, c'è stata una scelta e la persona che ha scelto ha ricevuto un bel no, ma soprattutto ragazzi ci sono state mille segnalazioni. E ovviamente non poteva mancare un mio video nel quale vi spiego un po' tutto quello che sta succedendo nel trono classico. Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, trovate qui sotto il tastino iscriviti, di fianco c'è una campanellina. Cliccate anche quella per attivare tutte le notifiche relative ai video che pubblico sul mio canale, per rimanere sempre aggiornati sui gossip, sul trash e sulle mille vicissitudini che succedono nel trono classico. Ah, e ricordate, se non vi iscrivete al mio canale, siete delle brutte persone. Ve lo dico io, siete delle brutte persone. Capito? Oggi molta carne al fuoco, infatti partiamo subito con le mille segnalazioni che ci sono state in queste ultime settimane, anzi in queste ultime puntate del trono classico. Prime fra tutte quelle riguardanti il trono di Giulia, che devo dire che in queste ultime settimane è stato abbastanza discusso. Questo perché a finire nel mirino di queste critiche, anzi di queste segnalazioni, sono stati i suoi due corteggiatori storici che ci sono sin dall'inizio del suo trono, e cioè Daniele ed Alessandro. Ed è proprio di Alessandro che andiamo a parlare, la nostra prima vittima di queste segnalazioni, o meglio, di cose che ha scoperto proprio Giulia. Pare che Alessandro stia continuando a frequentare la sua ex compagna, con la quale ha anche un figlio, e devo dire che se riguarda il figlio va anche bene, se invece in realtà c'è ancora un ritorno di fiamma, beh, le cose cambiano. Il tutto è partito proprio da una storia pubblicata da Alessandro su Instagram, nella quale si sente in sottofondo, mentre è in macchina, una canzone e lui scrive sotto thoughts, cioè pensieri, in inglese. Fino a qui in realtà tutto bene, peccato che proprio nella stessa giornata anche la sua ex compagna pubblica una storia simile con la stessa canzone. E insomma, diciamo che questa storia è arrivata alle orecchie, anzi agli occhi, di Giulia, perché una sua amica l'ha subito avvertita di questa cosa. Questa cosa l'ha fatta molto arrabbiare e ovviamente ha messo in discussione tutto il suo percorso con Alessandro. E così ha deciso di raccontare tutto ciò in puntata, e la reazione di Alessandro inizialmente, vabbè, sembra un po' da paraculo, perché dice: no, ma guarda, in realtà quello l'ho scritto per te perché pensavo a te, e vabbè, va, ok, ci facciamo finta di crederci. Ma indovinate un po'? Alla fine di questa puntata Alessandro decide di abbandonare il programma, dice che non ne vuole più sapere, o meglio, non vuole continuare a frequentare Giulia in questo contesto. Se vorrà lei, lo ricercherà fuori. Ora, sinceramente mi sembra molto strano, questo perché comunque sin dall'inizio un po' mi puzzava questo Alessandro. Anche perché devo dire che dopo la sua prima apparizione a Uomini e Donne ho fatto un po' lo stalker e ho visto che a inizio luglio stava ancora con la sua ex compagna. Cioè, io dico, se il trono inizia a fine agosto, tu hai tempo un mese e mezzo, fai, più o meno, da quando ti lasci con la tua ragazza, addirittura sono andati anche in vacanze insieme, e poi ti vuoi buttare subito in un'altra conoscenza? Bah, mi sembra molto strano. Il tutto sembra ancora più strano nel momento in cui la sua ex compagna, proprio all'inizio del trono, decide di rendere privato il suo profilo Instagram, dove io, ovviamente, ho fatto degli screenshot, tra cui questa foto che adesso vi mostro, per documentare il fatto che comunque lei e lui stavano insieme fino all'altro ieri, praticamente. Ma è tutto sempre più strano perché, invece, sul profilo di Alessandro non vediamo praticamente quasi nulla. Ogni foto con la sua ex compagna è sparita magicamente, ma chi lo sa? Qui gatta ci cova, secondo me, sinceramente, lui cercava solo visibilità. Ma andiamo avanti con le segnalazioni. Quella più succulenta arriva nel momento in cui parliamo proprio di Daniele, che è stato accusato di avere una relazione fuori, o comunque di frequentarsi con una certa Valentina. A lanciare questa notizia bomba è stata una ragazza, una super testimone direi,
che è intervenuta telefonicamente durante l'ultima puntata del Trono Classico e con una voce elettronica, e tutto fa veramente abbastanza ridere, ha detto la sua verità. C'è, è arrivata una segnalazione su di te. Da me? Sì. Vabbè. Dovrebbe essere collegata telefonicamente questa persona. E dice che tu hai una storia con una ragazza che si chiama Valentina. La voce è camuffata perché non vuole essere riconosciuta. Ma io dico questo solo perché è giusto che voi lo sappiate, insomma, non state giocando. Dopo questa segnalazione arriva ovviamente il fatidico momento che tutti noi aspettiamo: il controllo del telefono. Controlla Tina, controlla Gianni, controlla Giulia. Insomma, non si scopre nulla se non una certa Valentina che è nella rubrica del telefono di Daniele, ma che pare essere una estetista di 40 anni. Per stavolta Daniele si è salvato, ma sinceramente, bah, anche qua mi sembra tutto molto molto strano. Le segnalazioni però non finiscono qui, anzi, cambiamo completamente trono e passiamo a quello di Giulio. La sua frequentazione con Giulia D'Urso viene subito messa in discussione proprio da una sua corteggiatrice, cioè Giovanna, che esordisce, ragazzi, cioè voce del popolo, con: ma scusa Giulio, perché tu segui Giulia su Instagram? E sì ragazzi, è proprio così, anche io avevo notato questa cosa e devo dire che è palese che ci siano molte cose che a noi non sono note, ma che forse questi due non ce la raccontano proprio giusta. Infatti qualche giorno fa, quando sono usciti i primi screenshot, e ce n'ho uno anch'io ovviamente, dove si vedeva che Giulia e Giulio si seguivano a vicenda, Giulia ha pensato bene di smettere di seguirlo. Peccato però che gli screenshot cantano. Ad alimentare tutte queste segnalazioni c'è ovviamente anche il contributo della nostra amica gossipara Deianira Marzano, che in queste settimane, anche io ovviamente, ha collezionato un sacco di prove che dimostrano che effettivamente Giulio e Giulia già si conoscevano. Addirittura si parla di Formentera di quest'estate. E se vi ricordate, anche io ho fatto un video al riguardo dove vi raccontavo un po' che Giulio aveva qualche liaison con qualcuno, qualche flirt estivo, proprio a Formentera. Vi lascio qui sopra il video nella informazioni. Ed oggi, infatti, siamo qui per parlare proprio di quel periodo, nel quale, stando alle varie segnalazioni, alle varie cose che abbiamo scoperto insieme anche a Deianira, Giulio e Giulia si sarebbero conosciuti. Allora, tornando al signor Raselli, non è che ci vuole la zingara per indovinare due numeri, che io è da settembre che praticamente dicevo: questo qua sta conoscendo persone, e non è normale che uno che deve andare a fare il suo percorso in TV si impegna a perdere tempo d'estate, non... meglio che ha un comportamento più serio. E molti mi hanno risposto: ma che c'entra, quello comunque adesso non è fidanzato, così eccola. Esatto, questo c'entra. Avete visto che, come io dicevo, poi dopo è accaduto ciò che io dicevo? Allora Raselli deve essere sbattuto fuori con un biglietto di sola andata a casa sua e di non ritorno. Addirittura anche l'ex datore di lavoro di Giulia dice la sua e conferma queste indiscrezioni, pubblicando anche dei tweet su Twitter che ci fanno capire un po' meglio la situazione. Lei lavorava per la mia attività a Formentera. Lui è stato là 3 settimane. Hanno questa intesa dopo 2 ore? 2 più 2. Ragazzi, Giulia è una brava ragazza, ma lui è così preso perché si sono conosciuti a Formentera. Lui ha passato là le sue vacanze e lei ha lavorato per me tutta estate al mio bar. Le polemiche però si ingigantiscono ancora di più nel momento in cui, sin dalla prima esterna, appunto, c'è questa forte intesa tra i due. Ma è ancora più strano il fatto che, durante la seconda esterna, Giulio decida di regalare delle Alexander McQueen dal modico prezzo di 400 euro a Giulia. Un regalo che, sinceramente, scusate, ma a me sembra molto strano, perché a me al secondo appuntamento manco i drink anacquati mi hanno offerto, quindi... ma che dico? Ma io non ci arrivo neanche ai secondi appuntamenti, cioè ragazzi, dai, è su, Ma perché parliamo di polemica? Perché Giulia, durante la sua prima esterna, aveva detto: guarda, io non mi posso permettere queste scarpe perché, lavorando a Milano, vivendo a Milano, devo decidere se buttare via dei soldi per delle scarpe, e non mi sembra questo il caso, oppure pagarmi l'affitto. E quindi io preferisco pagarmi l'affitto. Ecco, qui inizia proprio la polemica, perché
in un men che non si dica sono state screenshottate 1000 foto pubblicate da Giulia sul suo Instagram, nelle quali, diciamo, indossa cose che non è che costano proprio 2 euro al mercato, ecco. E ovviamente la nostra amica costipata Deianira ha voluto far luce su questi abiti abbastanza costosi che comunque Giulia, che in puntata dice no, io non mi posso permettere questo e quell'altro, si compra invece. Dai tu Giulia, non pigli le scarpe e ce le dai in fronte, ma tutto a posto! Allora, sentite, ci sta che uno accetta un regalo se non se ne frega proprio. Però se stai facendo un tipo di percorso ed esige anche un certo rispetto, perché devi mettere alla prova anche tu una persona, tu, mia cara, le scarpe non te le prendi e dici ti ringrazio, tienile da parte, vorrà dire che se queste scarpe saranno destinate a me, quando tu mi sceglierai, io le prenderò volentieri. Tra l'altro sei anche una falsa bugiarda, perché hai ribadito che nonostante ti saresti potuta comprare adesso quelle scarpe, non le avresti mai comprate perché è uno spreco alla miseria, quando poi indossi magliette di Balmain che neanche io mi metto per il prezzo che costano. Sì, già lo so, alcune cose secondo me sono delle collaborazioni che le sono state inviate. Sta di fatto comunque che sinceramente la borsa di Chanel, piuttosto che un'altra cosa, io se dico che non mi posso comprare l'Alexander McQueen da 400 euro, difficilmente potrò comprarmi una borsa che ne vale 2000. E come sempre, indovinate il codice sconto qual è? Coerenza? Zero. Ma non è finita qui ragazzi, perché altre segnalazioni che riguardano il trono di Giulio. A lanciarle questa volta è invece l'altro tronista, Alessandro, che lancia proprio così, come se nulla fosse, una notizia shock. Ovvero che la nuova corteggiatrice di Giulio, Veronica, che a quanto pare è anche un influencer, addirittura ha il verificato, io non sapevo manco chi fosse sinceramente, ma buon per lei, che cosa ha fatto? Avrebbe conosciuto Giulio durante una cena con il loro manager in comune, e diciamo che anche qua ci puzza un po' tutto quanto. Ma non è finita qui, perché stando ad altre segnalazioni, indiscrezioni che abbiamo letto sul web, Giulio durante una serata tra amici avrebbe detto no, basta, io ne faccio più, non voglio più fare niente, non voglio più fare il trono, mi mettono troppa ansia di qui, di là, di su, di giù, e di conseguenza avrebbe deciso di abbandonare il trono. Ma noi staremo a vedere, perché fino ad ora non ci sono cose dette, non dette, cioè non si sa niente praticamente. L'unica cosa è che a quanto pare la redazione sta un pochino col fiato sul collo a Giulio. Nell'attesa di ulteriori informazioni, come sempre chiedo a voi di dirmi invece che cosa ne pensate qui sotto con un commento. Ragazzi, preparatevi, perché nei prossimi video parleremo di nuovi tronisti e di una scelta che non è andata a buon fine. Il video può finire qui, spero tanto che vi sia piaciuto, e se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e come sempre vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social, che vi lascio qui sotto nell'info box, ma soprattutto su Instagram, dove sono Fabrizio Valerio per quanto riguarda il mio profilo personale, Valerio Fabrizio invece per quanto riguarda quello dei meme, ed anche su TikTok, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Io e Mark, come sempre, vi salutiamo, noi ci vediamo in un prossimo video, vero Mark? Vai, saluta, Mark. Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao.